Ciao a tutti, vediamo in questo video come fare un pane 100% integrale. Ho preparato la farina dentro la ciotola della planetaria e andrò a metterla in autolisi. Metto una parte di acqua e poi la lascerò all'incirca 30 minuti, almeno 30 minuti in autolisi. Bene, una volta pronta vado a far girare in planetaria. E aggiungendo l'acqua piano piano, così vedo quanta ne tira. Metto anche la pasta madre a pezzettini e giro all'inizio a media velocità e poi io di solito non vado più di due. Aggiungo il sale. Poi metto l'olio, un cucchiaio scarso ne ho messo. Faccio girare un pochino, una decina di minuti, e aggiungo i semini vari. Questi sono semi di zucca, di lino, sesamo, chia, semini misti, quello che volete. Non molti, non ne ho messi molti. L'acqua l'ho messa tutta, avete visto, sono 410 grammi su 500, sono all'incirca 82% di idratazione. Ok, eccolo qua, l'impasto è pronto, non ho fatto girare molto, e ho preparato un contenitore oliato e comincio a fare le prime pieghe in ciotola. Farò due giri, io farò due giri di pieghe. Aspetto mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora tra una e l'altra. Se volete anche tre giri, eh. Bene. Finite le pieghe, copro il contenitore con la pellicola o con il coperchio come volete, ecco qua, e lo lascio. Io l'ho lasciato a temperatura ambiente all'incirca 5 ore. Calcolate che siamo in inverno, a febbraio, quindi fa molto freddo. E comunque, quando ho visto che era bello lievitato, cresciuto, eccolo qua. L'ho ripreso sul piano di lavoro e qui andrò a fare altri giri di pieghe. Se fa tanto freddo, per farlo lievitare, va benissimo il forno con la luce, il forno spento con la lucina accesa oppure vicino al riscaldamento. Bene, io dico sempre la stagione in cui sto facendo il video perché naturalmente poi chi vede il video in estate si deve regolare con i tempi. Quindi qui sto facendo le pieghe a tre. Ok, tra una piega e l'altra copro con un recipiente e aspetto poi, prima di fare l'altro giro, almeno mezz'ora. Sinceramente io non è che sto con l'orologio lì a guardare i minuti precisi, quindi potrebbe essere 30 minuti, come 35, come 40, non succede nulla, voglio dire. Basta vedere l'impasto che si è ben rilassato e quindi si procede all'altro giro di pieghe. Le dosi di questa ricetta le trovate anche sul gruppo Nuvola. Ci sono due tipi di pane 100% integrale di Rosa di Fonso. Io ho cambiato solo un pochino qui,
ho messo un po' più di acqua e poi ho cambiato leggermente qualche passaggio, però diciamo che è simile la ricetta. Ok, ora copriamo, scusate, questo piano si sposta, ora copriamo di nuovo e aspettiamo il tempo prima di formare il pane. Qui mi dovete scusare perché mi è saltato un passaggio, pensavo di aver registrato mentre stavo formando il filoncino, il primo filoncino, invece no. Però ecco, vi faccio vedere adesso. Ho preferito fare due filoncini, così non vengono tanto grandi. In questo modo posso anche regalarne uno, no? Ok, ho allargato, ho diviso in due l'impasto, poi ecco, allargato e arrotolato così per formare il filone. Stringo con la punta delle dita così e arrotolo. Ecco qua. Ok, e ci siamo. Ok, spolverizzo con la semola e poi ho preparato un contenitore dove metterò a lievitare i due filoncini. Ecco qui. Ok, li separo uno dall'altro. Copro, metto la semola, copro e li lascio a temperatura ambiente, ma soltanto un'ora. Qui io sono arrivata praticamente alla sera. Ho infilato tutto in una busta chiusa, sigillata, e ho messo in frigo. La mattina dopo li tiro fuori, eccoli qua, vedete, sono lievitati anche stando in frigo. Li tengo un'oretta a temperatura ambiente, nel frattempo accendo il forno a temperatura massima, faccio la prova dito, vedete? Ok, allora volutamente io ho fatto i tagli soltanto su uno perché voglio vedere come viene la cottura. Ecco qua, la solita cottura col pentolino, dopo 20 minuti l'ho tolto e abbassato a 2,20. Ho continuato a cuocere, poi quasi alla fine ho abbassato a 200 e messo a spiffero. Ci sono voluti solo 40 minuti perché non sono tanto grandi, però regolatevi con il vostro forno. Io alla fine, se vedo che non è tanto abbronzato, diciamo sopra, metto anche il ventilato. Ok? Bene, direi che sono venuti abbastanza bene. Adesso vediamo quando tagliamo. Lasciamoli raffreddare. Ed eccolo qua, molto bello, un buon risultato. Dentro è morbido e fuori è croccante. Mi raccomando, tagliatelo sempre da freddo, se no rimane umido. Bene, amici, se lo fate, commentate sotto il video e mi fate sapere. Ciao, ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao.